Pietro Ubaldi. Quando arriva un colpo, l'involuto ingenuamente non lo assorbe e smaltisce per eliminare quella forza dalla sua vita, ma lo restituisce, e così egli si lega sempre di più alle spinte di reazione che, per legge di equilibrio, tanto più lo colpiranno quanto più energicamente egli avrà colpito. Il segreto di una difesa abile è invece nel liberarsi, ed è libero solo chi è giunto a non meritare la reazione. A ciò si arriva non ribellandosi, ma smaltendo le spinte contrarie con l'assorbirne il valore correttivo. Così, mentre l'involuto trasforma col suo metodo squilibrato tutto in suo danno, l'uomo evoluto trasforma tutto, anche il male, a suo vantaggio. Egli sa che l'errore va pagato, accetta quindi la reazione come un mezzo per riequilibrarsi, non si ribella aggravando il suo debito. La differenza è nel vedere le cause lontane, oltre a quelle vicine, del colpo che ci giunge. Ogni avversità si trasforma così per l'evoluto in una palestra di addestramento, in una scuola di elevamento. L'involuto, al contrario, pretendendo col suo sistema di rivolta di imporsi alla legge, violentandone gli equilibri, invece di sdebitarsi, si indebita ancora di più, aumenta il suo squilibrio e disordine, cioè il suo dolore. L'evoluto, alla sua volta, paga, si sdebita, migliora il suo stato, si riequilibra e armonizza, alleggerisce e risolve il suo dolore. L'errore è nell'impostazione del problema. Egli ha capito la logica della vita e il significato di quanto vi accade, sente la giustizia che è nella volontà che la guida e che quindi gli conviene più seguire che imporsi, poiché può più creare la pazienza illuminata che la violenza cieca. Il miglior a fare è di fatti capire la legge e seguire la volontà di Dio.